Tanti applausi a Venezia per Anime Nere di Francesco Munsi, primo film italiano in concorso alla 71esima mostra del cinema. L'inviato Vincenzo Mollica. Applausi, tanti applausi meritati per il primo film italiano in concorso, Anime Nere di Francesco Munsi, coprodotto da Rai Cinema, film potente, bellissimo, tratto dall'omonimo libro di Gioachino Criaco, che racconta la storia di una famiglia di 'ndranghetisti girato in dialetto calabrese ad Africo nella Locride. Scoppia una faida e il male si manifesta nella sua tremenda verità. Il regista Francesco Munsi. Credo che noi l'abbiamo raccontata con uno sguardo attento all'umanità e alla fragilità. Non abbiamo mai mitizzato la violenza. Abbiamo dato un finale molto duro, ma che è anche liberatorio, anche catartico. C'è un personaggio che tenta di rompere, di spezzare questo destino che sembra ineluttabile. Tra gli interpreti Peppino Mazzotta, attore davvero molto bravo, che ricorderete come l'ispettore Fazio di Montalbano. Avrà il merito questo film, spero, di dare informazioni abbastanza reali su quella che è il fenomeno nell''ndrangheta in questo paese.